Ciao a tutti ragazzi, io sono Eco. Eco. E oggi siamo tornati in un nuovo video. Oggi siamo arrivati in un vlog notturno. Perché ho voluto portarvi questo piuttosto che gli Hunger Games che escono ogni domenica sul canale? Beh ragazzi, io ve lo dirò ovviamente in questo vlog, perché è stata una giornata veramente incredibile. Quindi ragazzi, like se il video vi piace, commento per dirmi se vorreste più tipi di questo vlog sul canale. Ragazzi, vi ricordo anche di condividere con i vostri amici. Io vi lascio il video, buona visione. Ciao. Cosa fanno le persone normali alle 2:30 di notte? Per essere precisi sono le 2:20. Se mettesse a fuoco, ma non mette a fuoco, non lo so, ma di certo non fanno vlog. Però per fortuna non vedo persone normali, quindi ragazzi, tutto nella norma. Questo potrebbe essere la mia colazione e il mio pranzo di oggi. Però forse è meglio che non metto nel video che non ho ancora messo a posto il mio pranzo, quindi è meglio se questa parte la taglio. Messaggio per la persona che sta editando questo video: tagliamo questa parte, grazie. Che forse è meglio chiudere la porta. Io quanto sono giallo. Meglio se ce ne stiamo di qua, belli tranquilli, così faccio vedere anche un po' le altre parti della casa. Allora, perché questo vlog alle 2:30 di notte? Perché onestamente in questo momento avrei dovuto avere già pronti gli Hunger Games per oggi. Ma cosa è successo se non un'infinita di cose? Quindi ragazzi, sono qui oggi per raccontarvi quello che è successo praticamente il giorno. Mi alzo la mattina praticamente ragazzi e vabbè, faccio un paio di cose, mangio verso le 1:30, 2, e poi abbiamo fatto una live pomeriggio. Ah, premessa, se mi vedete sporco di qualcosa di addosso nei capelli, poi vedrete meglio più avanti. Poi vi spiegherò bene cosa è successo oggi, perché è successo veramente un po' di tutto. Dopo la live ragazzi ho detto praticamente: ok, devo uscire fra poco, però vorrei prima di registrare preparare tutto quanto quello che mi serve per uscire, perché non voglio assolutamente trovarmi all'ultimo senza avere tutto pronto. Quindi ragazzi, volevo un attimo prepararmi le cose. E per fortuna che ho fatto questo, perché praticamente ho cercato le chiavi della macchina e ci ho messo anni a trovare le chiavi della macchina. Proprio, cioè anzi, non le ho trovate. Alla fine ho dovuto prendere un'altra macchina per andare a cosa? A una festa, ma adesso vi spiego con calma. Praticamente ho perso quasi 3/4 d'ora per cercare appunto queste chiavi che non ho trovato. Ragazzi, ho cercato veramente ovunque. A volte sono nel cassetto di fianco al PC, a volte sono in cucina, a volte sono in sala, a volte sono un po' appeso ovunque, ma questa volta non c'erano. Perché? Non lo so perché, ma non c'erano da nessuna parte. Quindi io ho perso letteralmente 45 minuti di tempo, se non un'ora, per delle chiavi che poi non ho trovato. Di conseguenza ragazzi, il tempo che comunque devo registrare l'Hunger Games per oggi non l'ho avuto, e quindi sono dovuto uscire. Per fare cosa? Per andare a prendere Charlie e Marci per andare a una festa. Dopo così posso anche tipo fare bello così, bello. Per andare a prendere Charlie e Marci, per andare a un 18esimo di una nostra amica. A parte che io ci ho messo anni a fare quel giro lì, però non volevo fare la strada da solo, quindi ho detto ok, va bene, visto che è dall'altra parte di Milano, prendo loro due e li porto con me a questa festa. Quindi ho preso la macchina scrausa, mezza distrutta e quant'altro. Che tra l'altro ragazzi, ho fatto 130 oggi in autostrada. Sono molto soddisfatto di me, perché non ci avrei scommesso un centesimo che quella macchina avrebbe fatto i 130, però li ha fatti. Prendo la macchina, vado a prendere Marce e Charlie e andiamo a questa festa. A questa festa adesso praticamente ragazzi vi racconto perché, per quale motivo io ho tipo pezzi bianchi, non ne ho più forse in testa, dappertutto. A parte che pioveva e nessuno dei tre aveva lo straccio di un ombrello, perché a quanto pare avere l'ombrello d'inverno non è considerato una cosa intelligente da fare. E quindi ci siamo bagnati. Arriviamo a questo posto che era letteralmente dall'altra parte di Milano. E allora, il fatto è questo: eravamo in macchina e praticamente c'eravamo io e Charlie. Continuiamo a dire: ma questo posto è Garibaldi, ma questo posto somiglia a Garibaldi, quando invece eravamo dall'altra parte di Milano. E Marci che non è Garibaldi, questo non è Garibaldi, piantiamolo, questo non è Garibaldi. E quindi è un po' sclerato su questo fatto. Però tralasciando questo piccolo dettaglio, siamo arrivati finalmente alla festa. E alla festa, essendo il 18esimo, io ho una specie di rito: ogni 18esimo il festeggiato o la festeggiata deve finire con la torta in faccia. Perché non lo so, tutto nacque in quarta superiore da un compleanno di una mia amica, dove per scherzo tirammo appunto la torta in faccia a lei. Al mio compleanno, il 18esimo, mi rese lo scherzo. Di conseguenza ragazzi, fu guerra aperta per tutta la classe, quindi tutti i 20 compleanni 18esimi finirono con torta in faccia. E quindi ora ho questo bellissimo ricordo, questo bellissimo rito che voglio condividere con tutte le persone che mi invitano a ogni 18esimo. Quindi ho praticamente fatto la stessa cosa e ho cercato, fallendo questa volta, di tirare la torta in faccia alla festeggiata. Però ci siamo comunque riusciti, ci siamo spaventati
mantega della torta in faccia e questa volta l'ho presa un po' anch'io, non solo in faccia, infatti ero sporco in faccia, sul collo, sul giacchino della felpa, sui capelli, un po' dappertutto, diciamo che era un buontissimo tiramisù che ha assaggiato tutto quanto il mio corpo. C'è dell'acqua, questa è vuota. Detto ciò, premetto, la macchina, essendo un posto un po' strano quello dove era la festa, l'abbiamo dovuta parcheggiare in tipo sopra, vicino, un marciapiede, in un posto con della terra. Prende, c'era la strada bella larga, della terra dove c'erano degli alberi, ma poi c'era il marciapiede. Una fila di macchine era parcheggiata su questa terra con un buco al centro. E mi ha detto, ok ragazzi, abbiamo trovato il posto per fare, per mettere la nostra macchina. Di conseguenza abbiamo messo la macchina lì. La mia macchina per fortuna è bella piccolina, quindi ci stava perfettamente. Marci torna indietro in macchina a un certo punto perché avevamo dimenticato il regalo per questa nostra amica in macchina. E scopre una bellissima cosa, ovvero che una persona aveva parcheggiato davanti a noi. Perfetto, vedete, come facciamo a uscire? Non possiamo. Per fortuna, ho ciccato il coso, stavo per morire. Per fortuna, e ancora, la piantiamo. Per fortuna, ragazzi, la macchina non era totalmente davanti a noi, anzi era diciamo per un quarto. Il problema è che dall'altra parte c'era un motorino e l'opzione era subito mia. Ragazzi, spostiamo il motorino, tanto lo solleviamo e lo spostiamo e Marci, no, non voglio avere problemi col motorino. E quindi il motorino non si è spostato perché Marci ovviamente giustamente, anzi, non voleva toccare un qualcosa di un'altra persona. Quindi abbiamo fatto? Abbiamo fatto inversione sul marciapiede, però questo è un altro discorso. Ci siamo messi con la punta davanti, quindi praticamente Marci non è abituato a guidare le macchine a GPL, usa molto spesso quelle a diesel. E quindi cosa ha fatto? Partiva e la spegneva, partiva e la spegneva, partiva e la spegneva. Arrivato a questo passaggio, che era, ragazzi, esattamente la grandezza della macchina, quindi tra la macchina parcheggiata trasversalmente e il motorino, c'era il passaggio giusto, giusto per far passare la nostra macchina. Poi ci saranno delle clip anche, ragazzi, se riesco ve le metto, che ha preso Charlie, ha preso Marcia, se non ricordo di preciso, perché, ragazzi, veramente siamo riusciti a passare in uno spazio piccolissimo, praticamente tra il motorino e la macchina parcheggiata. Scusami, puoi dirvi un attimo l'Instagram cosa è successo? La macchina di Pietro bloccata dentro un parcheggio. Che la voce si è niente, meno male, mia, meno male che aveva portato la mia. Vabbè, raga, vediamo come, ma siamo riusciti a far passare quella macchina da questo spazio. Questo spazio? Quella macchina? Ops. Da questo spazio. Grande Marci, grande Marci! Il fatto è che Marci, cioè, vabbè, Marci, guida tu che sei molto più esperto di me in questo campo. Io arrivo davanti, sta per passare, fa no, no, non ce la faccio, non ce la faccio, scende e scappa. Io, ma come no? Allora, quindi metto il volante. Riusciamo per qualche miracolo a riuscire a uscire, quindi siamo giunti poi in strada. Una volta finalmente usciti, abbiamo preso Charlie, abbiamo preso Marci, li ho accompagnati poi a casa e sono tornato finalmente a casa alla bellezza delle 2:31 di notte. Quindi, ragazzi, non potevo assolutamente in nessun modo registrare questi Hunger Games, anche perché registrarli in questo momento non mi sembrava molto al caso, visto che ero ancora tutto contento da questo fatto bellissimo della serata, perché ragazzi veramente è stata una roba incredibile. Non ci avrei scommesso un centesimo. Poi io non sono molto esperto come pilota, sicuramente avrei fatto qualche cagata, e invece siamo riusciti tranquillamente a uscirne. Questa sarà la mia giornata. Ho voluto raccontarvi questa cosa perché mi sembrava carino con voi dirvi queste bellissime cose. Io adesso diventerò arancione, wow, e voglio con voi togliere le scarpe perché mi sembra una cosa molto bella, e mettere le ciabatte. Vorrei anche un attimo riposarmi perché sono abbastanza stanco, ripeto, sono in piedi da stamattina anche un po' presto e non sono riuscito praticamente a fermarmi un secondo, e quindi niente, io vi porterei con me di là, ma di là non c'è luce, c'è tutto buio, quindi non posso svegliare la gente che dorme. Avete visto anche una parte della mia bellissima casa, perché non ho fatto vedere la casa in un video, no, forse in qualche live l'ho fatto vedere. Ah ragazzi, io non ne posso più, ecco, io ho fatto un'altra cosa importantissima oggi, ho fatto una guerra contro la Vodafone. Perché porca di quella, non funziona il wifi. Adesso torniamo un attimo nella nostra postazione vlog. Non funziona il wifi da circa un mese. E voi dite, ma come? Cioè, nel senso, non funziona internet? No, soltanto il wifi non funziona. E la Vodafone cosa fa? Manda i tecnici in cabina. Ma io dico, se l'internet, la connessione dati tra qua e qui funziona, vuol dire che non c'è un problema sulla cabina. Vuol dire che il mio modem, il mio bellissimo
bellissimo modem del cavolo ha un problema, perché non funziona il wifi. E loro, no, ma stiamo risolvendo, stiamo proseguendo questa indagine verso nuovi orizzonti, stiamo mettendo anche la sua richiesta di aiuto nelle posizioni principali della nostra catena di montaggio. Porca di quella, datemi un tecnico, datemi una nuova Vodafone Station, che mi servirebbe il wifi, perché io col wifi posso fare molte cose. Infatti ragazzi, ho già usato tipo 17 GB del 4G, perché io senza internet sul cellulare sono morto, e ho scoperto che il cellulare senza internet è praticamente la cosa più inutile di questo mondo. E io sto facendo la spaccata, vorrei farvi vedere, non so come sono finito qui. Sto facendo la spaccata, ma non so come tirarmi su perché c'è il tappeto che continua a scivolare sotto. E quindi non mi sembra... Ho distrutto qualcosa, però sono salvo. Ok, evitiamo di fare ancora queste cagate. Quindi mi raccomando, fate come me, non bevete quando andate alle feste, divertitevi, e soprattutto se volete bere non guidate, perché o uno o l'altro, cioè nel senso sì, o bevete o guidate, meglio fare la seconda. Quindi ragazzi, vi dico un like al video se vi è piaciuto, vi ricordo l'iscrizione al canale se non l'avete fatto, mettere un bel commento qui sotto se vorreste altri più vlog alle 2:30 di notte, perché sono belli. Ragazzi, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!